tocca al grande mondo dell'editoria italiana salire sul palco di Bagnaia. Ci sono Maurizio Costa, presidente FIEG, Franco Moscetti, amministratore delegato del Sole 24 Ore, e c'è Andrea Rifesermonti, amministratore delegato di Poligrafici Editoriale. Ringraziare Andrea Ceccherini non soltanto per questa splendida occasione di confronto internazionale che ci ha dato in questo meraviglioso posto, ma perché è uno dei pochi luoghi nel quale vedo scritta la parola giovani. A condurre la tavola rotonda è Guido Gentili, direttore del Sole 24 Ore. Si parla del difficile mestiere dell'editore e del caso italiano. I giornali sono letti molto di più rispetto a 10 anni fa dai giovani, prima per questa iniziativa, secondo oggi vedo che tutti hanno il quotidiano, ma perché lo trovano davanti. È un momento di ascolto, come ci ricordava Andrea Ceccherini, e di potenziale collaborazione, e non voglio peccare di ottimismo, ma credo che oggi ci siano i presupposti perché questo avvenga. Quindi sono assolutamente convinto che si troverà anche una complementarietà tra gli attuali social, quindi la televisione del terzo millennio, se così la vogliamo definire, e quello che noi continueremo a fare con il giornale.